Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne, per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sempre invocherò e ti benedirò, le tue preghiere presenterò perché con l'amore puro che io ho per te diventino profumo che sale al re dei tra le mie braccia, il tuo cuore sul mio cuore più paura non avrà. E all'unisono col mio sempre canterà, io ti accoglierò e nel mio seno pace troverai. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli dal 7 al 9. Non ricordo, mi pare che la prima cosa che mi diceva essere necessario per purificare l'interno del mio cuore era l'annichilimento di me stessa, cioè l'umiltà. E proseguiva a dirmi: vedi, per fare che nel tuo cuore io versassi le mie grazie, voglio farti capire che da te niente puoi. Io mi guardo assai bene da quelle anime che attribuiscono a loro stesse ciò che fanno, volendomi fare tanti furti delle mie grazie. Invece a quelle tali che conoscono se stesse, io sono largo di versare a torrenti le grazie mie, sapendo benissimo che niente riferiscono a loro stesse. Me ne sono grate, ne fanno quella stima che si conviene, vivono con continuo timore che se non mi corrispondono posso togliere ciò che ho dato, sapendo che non è cosa loro.
tutto all'opposto nei cuori che puzzano di superbia. Già neppure posso entrare nel loro cuore, perché gonfio di loro stessi, non c'è luogo dove potermi mettere. Le misere non fanno nessun conto delle mie grazie, e vanno di cadute in cadute fino alla rovina. Perciò voglio che in questo giorno tu faccia continui atti di umiltà. Voglio che tu stia come un bambino legato in fasce che non può muovere né un piede per dare un passo né una mano per operare, ma tutto sta aspettando dalla madre. Così tu ti starai vicino a me come un bambino, pregandomi sempre che ti assista, che ti aiuti, confessandomi sempre il tuo nulla, insomma aspettando tutto da me. Quindi cercavo di fare quanto più potevo per contentarlo, mi impicciolivo, mi annichilivo e delle volte giungevo a tanto da sentire quasi disfatto l'essere mio, in modo che non potevo operare né dare un passo, neppure un respiro se lui non mi reggeva. Poi mi vedevo tanto cattiva che avevo vergogna di farmi vedere dalle persone, conoscendomi la più brutta come in realtà lo sono ancora. Onde, quanto più potevo fuggirle, le fuggivo e dicevo fra me stessa: «Oh, se sapessero quanto sono cattiva! E se potessero vedere le grazie che il Signore mi sta facendo, di cui io non dicevo niente a nessuno, e che nonostante questi sono sempre la stessa, oh, come mi avrebbero in orrore!» Onde la mattina, quando andavo di nuovo alla comunione, mi pareva che nel venire in me faceva festa per il contento che ne sentiva nel vedermi così annientata. Mi diceva altre cose sull'annichilimento di me stessa, ma però in modi sempre diversi dalla prima volta. Io credo che non una, ma le centinaia di volte che mi ha parlato, e se mi avesse parlato le migliaia, terrebbe sempre nuovi modi da dire sulla stessa virtù. Oh mio divin maestro, quanto sei sapiente, io avessi almeno corrisposto. Mi ricordo che una mattina, mentre mi parlava sulla stessa virtù, mi disse che per mancanza d'umiltà avevo commessi tanti peccati e che se io fossi stata umile mi sarei tenuta più vicina a lui e non avrei fatto tanto male. Mi fece capire quanto era brutto il peccato, l'affronto che questo misero vermicciolo aveva fatto a Gesù Cristo, l'ingratitudine orrenda, l'impietà enorme, il danno che era venuto all'anima mia. Ne rimasi tanto sbigottita che non sapevo che fare per riparare. Facevo qualche mortificazione, ne chiedevo altre al confessore, ma poche me ne erano date. Quindi mi sembravano tutte ombre, non facevo altro che pensare ai miei peccati, ma sempre più stretta a lui. Avevo tale timore di allontanarmi e di fare peggio che prima, che io stessa non so esprimerlo. Non facevo altro, quando mi trovavo con lui, che dirgli la pena che sentivo per averlo offeso. Gli chiedevo sempre perdono, lo ringraziavo che era stato tanto buono con me. Gli dicevo: «Vedi, oh Signore, il tempo che ho perduto mentre potevo amarmi». Onde non sapevo dire altro che il male grave che avevo fatto. Più avanti, ma sarò oggetto della prossima meditazione, vedremo come Gesù corregge e riprende questo modo un po' eccessivo di Luisa di umiliarsi, perché l'umiltà va bene, ma non in maniera tale da portare un ripiegamento di sé su se stessi e ad una sorta, diciamo, di inizio di disperazione. Comunque rimaniamo sul testo della meditazione di oggi. Oggi è evidente che la meditazione e le esortazioni che fa Gesù nel suo piano, diciamo, di plasmare quest'anima, forgiarla al dono della divina volontà, ha un ruolo fondamentale, la scuola della vera umiltà. Adesso qui io chiaramente prego la Divina Maria, che è l'umile per antonomasia, lo Spirito Santo, suo sposo, che aiutino me anzitutto a ben meditare e anche a ben parlare, perché su questa virtù purtroppo a volte si gioca un po'. Non bisogna travisare né questa virtù né le disposizioni che richiede. Non è la virtù più grande nella vita interiore, ma è senza dubbio la virtù più importante. Se qualcuno chiedesse, sapete che non si possono contare né comprendere né sondare le infinite virtù della Divina Maria e anche quelle, evidentemente, anzi prima quelle di nostro Signore Gesù Cristo. Ma se uno chiedesse qual è la più grande, e quella, diciamo, da cui, almeno per la Madonna, come un trenino, no? Quindi come una locomotiva a cui sono attaccati i vagoni, discendono tutti,
Bisognerebbe senza nessun dubbio rispondere l'umiltà. Ella stesso l'ha cantato nel Magnificat. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio non fa grazie se non ai cuori umili. E un cuore umile è un cuore completamente vuoto di se stesso. Entrare, cioè vivere nella divina volontà, vuol dire proprio scomparire, vuol dire le frasi tipiche, no? Che noi conosciamo dagli scritti, tu dice, vuol dire perdersi, vuol dire sperdersi. Quindi non avere più volontà propria significa di fatto annichilirsi, capite? L'esercizio della nostra volontà, della nostra personalità, del nostro modo di vedere, di pensare, è proprio, come dire, costitutivo, diciamo così, sotto certi aspetti del nostro essere umano. E è chiaro che il nostro cuore, la nostra personalità rimane viva anche nella divina volontà, no? E però rimane viva in maniera soprannaturale, non in maniera naturale. E i tratti anche nostri temperamentali vengono plasmati, modificati. Come sappiamo che il temperamento di Gesù e della Madonna era il temperamento perfetto. Il temperamento perfetto è la sintesi dei quattro delle virtù e dei pregi di tutti i temperamenti, dei quattro temperamenti conosciuti in ascetica, senza che in essi ci sia nessun difetto. L'anima che vive nella divina volontà assume questo temperamento, e lo assume non a chiacchiere, ma si vede. Scompaiono i difetti tipici del temperamento proprio gradualmente e compaiono le attitudini proprie di altri temperamenti, che sono una novità per l'anima, nel senso che sa che prima non le aveva vissute certe cose. Ecco, tutto questo però dipende dalla profonda umiltà di cuore. Allora, l'umiltà di cuore che porta a comprendere che non dobbiamo attribuire a noi stessi nulla di quello che facciamo, nulla di buono. Questo però non va inteso in maniera grossolana o distorta, cioè a volte dietro queste frasi qualcuno gongola perché dice: oh, che bello, non devo fare niente, fa tutto Gesù, cadendo così nell'eresia condannata dalla Chiesa del quietismo, cioè non si deve fare niente, la nostra santificazione è opera del cielo, io sto lì a osservare, a guardare quello che Gesù fa nella mia anima e non devo fare niente. Ecco, questo è un'eresia e non è quello che Gesù sta dicendo qui. Gesù non sta dicendo di non fare nulla, Gesù sta dicendo di non attribuire a se stessi il bene che si fa e nel quale però dobbiamo essere attivi e operosi. Ora, noi sappiamo benissimo che nella divina volontà è una cosa che si impara è che non esiste nulla nel mondo dell'essere, cioè di ciò che è, che abbia autosussistenza e autoreferenzialità propria. Cioè, io adesso sto parlando non soltanto perché ho le corde vocali e perché il cervello non ha delle malattie, e quindi il mio intelletto, che fino a quando sto in questo mondo funziona attraverso l'organo corporeo che è il cervello, riesce ad elaborare idee, a comporre concetti e le posso esprimere fuori di me perché le corde vocali funzionano. Non è solo questo, ma il mio intelletto sta funzionando, speriamo, e il mio cuore sta palpitando perché la divina volontà li fa essere e palpitare. San Paolo scrive queste cose nelle sue lettere dicendo che in lui noi siamo, esistiamo e ci muoviamo. Cioè, voi pensate addirittura che questo è vero, addirittura anche nel peccato, cioè per poter peccare uno deve essere e deve poter operare, d'accordo? Ma noi siamo e possiamo operare perché Dio ci mantiene nell'essere. Certo che il peccato non lo vuole, quello è frutto della nostra libertà, no? Ma
utilizzata, ma capite, non si potrebbe peccare se non si sarebbe, se non si fosse, scusate, vivi e capaci di operare. E questo dipende dalla divina volontà. Quindi, qualunque cosa di buono noi facciamo, dobbiamo incessantemente rendere grazie e attribuirla a Dio Padre. Cioè, l'io, il vanto, sono cose che non devono esistere. Ma proprio non devono esistere. Quindi l'attesa che gli altri riconoscano i nostri meriti, che ci stimino, i nostri meriti, che ci stimino, ci dicano bravi. Non c'è. Noi non le vediamo le operazioni che la grazia opera in noi. E dobbiamo sempre ricordare che l'emblema dell'umiltà, diciamo, nel corso della storia della Chiesa ha avuto tante facce, no? Io amo sempre ricordarne due. Una è quella di San Francesco e l'altra è quella di Santa Teresa di Gesù Bambino, che tra l'altro usa un'espressione simile a quella che Gesù usa in questa meditazione. Santa Teresa diceva: Gesù, tu trattami come il tuo giocattolo. Cioè, mi prendi. E sto come un bambino tratta con i giocattoli, mi prendi, giochi un pochino con me, dopodiché ti scocci, lascia perdere il giocattolo, lo butti da qualche parte, lo metti in un cantuccio, fino a quando non c'è voglia di giocarci ancora. Ecco, questa alle anime sciocche, quando fu fatto dottore della chiesa Santa Teresina, qualche anima, ecco, apparentemente dotta, ma in realtà superficiale, stava dicendo: E mo facciamo dottore della Chiesa questa che fa questi paragoni da bambina. Ma questa è altissima teologia. Capite? Altissima. Perché è la disposizione interiore che noi dobbiamo avere nei confronti di Gesù. Capite? Noi dobbiamo offrirci completamente a Lui, darci completamente a Lui. E dopodiché, vuoi usarmi per fare qualcosa di buono? Tu, a me, non io. Eccomi, io ce la metterò tutta. Ti offro il mio corpo in sacrificio, sono pronto a fare qualunque cosa per te, vuoi. E qui possiamo, come dire, nella nostra preghiera personale possiamo sbizzarrirci se davvero vogliamo essere con Gesù e con Maria, come vogliamo, no? Offrire il tuo corpo, offrire la tua salute. E, Signore, se sei pronto a dirgli: Signore, mi vuoi dentro un letto con un tumore? Vuoi darmi questo apostolato della sofferenza? Vuoi farmi fare un po' di chemioterapia, un po' di punture spinali belle massicce? Vuoi che io muoia martire? Vuoi che io patisca le sofferenze di lutti gravissimi, di catastrofi naturali? Siamo capaci a pregare in questo modo? Eccomi, completamente abbandonato. Oppure vuoi mantenermi in salute? Vuoi utilizzare il mio lavoro, vuoi utilizzare il mio ministero, vuoi utilizzare la mia testimonianza, vuoi utilizzare i miei scritti, la mia capacità di operare sul web. Ecco, ma senza nessun tipo di attaccamento a queste cose, né tantomeno, come dalla peste bubbonica, di vanto. Ecco, ma in atteggiamento di continua gratitudine al nostro Signore. Ed ecco che qui subentra San Francesco. L'ho detto infinite volte, infatti magari chi mi ascolta ogni tanto dirà: Senti, Don Leonardo, cambia libro che dici sempre le stesse cose. Lo so, però purtroppo alcune cose sono così importanti che... che a volte giova ripetere. San Francesco diceva sempre di essere il più peccatore di tutti. E quando Frate Leone un giorno gli chiese di spiegare come poteva dire in verità una cosa di questo genere, quando nel mondo ci sono veramente tanti peccatori, peccatori in atto, e lui non lo era, San Francesco rispose: Certo, Frate Leone, io non lo sono, ora, ma solo per grazia di Dio, che mi ha salvato da tante cose e mi ha preservato da tante altre. Quelli non sono peggiori di me, d'accordo? Io ho ricevuto delle grazie che loro non hanno ricevuto e se loro le avessero ricevute, continuava, io sono sicuro che ne avrebbero fatto uso molto migliore di quanto ne avrei fatto io. Ed è qui, l'abbiamo sentito anche dire Luisa, no? Se sapessero quanto sono cattiva, se potessero vedere le grazie che il Signore mi sta facendo e che nonostante queste sono sempre la stessa, come mi avrebbero in orrore.
questo stupore che noi dobbiamo provare, no? Dinanzi alla bontà di Gesù, che ha pazienza con noi, che ci ricolma di grazie e di beni, nonostante a volte la nostra non perfetta corresponsione. Ecco, tuttavia è proprio dell'umiltà non stare a braccia conserte con le mani in mano. Ecco, perché le grazie che il Signore ci dà vanno corrisposte, e se non si corrispondono, Gesù toglie tutto quello che ha dato, Ricordate i passi del Vangelo, la parabola dei talenti, delle mine, quello che aveva messo i doni nel fazzoletto. Arriva il padrone e dice: toglietelo e datelo a chi ce n'ha 10. Dice: ma come, ce n'ha già 10? No, no, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, Cioè Dio proprio le ritira le grazie, e le dà ad altri, se ce ne rendiamo indegni a causa della nostra mancata corresponsione. E questo è proprio dell'umiltà considerarlo. Cioè, se si ricevono delle grazie, dei favori, questo vale ancora di più per anime come Luisa, no? Quindi per quelle anime che fossero, sono rare, ma ci possono essere, no? Favorite anche di grazie straordinarie. Un'anima che è favorita di grazia straordinaria è più obbligata che altre, insomma, non può non sentire, diciamo così, il dovere, la responsabilità e la consapevolezza, insomma, no? Del fatto che si ha ricevuto grazie straordinarie, perché Gesù si aspetta qualcosa di più, perché alla grandezza del dono corrisponde la grandezza della risposta, no? Gesù nel Vangelo dice: a chi molto fu dato, molto sarà chiesto. A chi molto fu affidato sarà richiesto ancora di più. Ecco, e allora fa parte dell'umiltà, insieme a questo riconoscersi, ripeto, facciamo un po' una sintesi, sommamente indegni delle grazie, a riconoscere che solo Gesù ne è la causa, d'accordo? Quindi solo la sua bontà che purtroppo, che solo Gesù è la fonte di ogni merito, non noi, è la fonte della nostra possibilità di agire, e terzo, che l'averle ricevute non soltanto non ci legittima, non è umiltà stare a guardare in cielo, quindi a starsene con le mani in mano, ma ci sprona a darci, ad offrirci, a lavorare senza nessuna appariscenza. Quindi queste sono cose che si fanno davanti a Dio. Se io faccio l'offerta della vita al Signore e gli dico nella preghiera, guardate che è da dire, senza paura, cioè da dire anche, cioè, qui dobbiamo capire che queste propedeuticità alla divina volontà, cioè se io mi affido e mi sperdo e mi fido della divina volontà, non devo avere paura di nulla. Cioè non ci deve essere, dice, tutto, però questo no. Cioè, di Signore, chiedimi tutto, ma non mi chiedere un figlio, ad una persona che ce l'ha. Allora, non è una preghiera buona questa qui, anche se è umanamente comprensibile. Perché stai tranquillo che se la Divina Volontà ha disposto che per te quel sacrificio non va bene, non deve esserti richiesto, d'accordo? Perché lo sa lui perché, e non te lo chiederà mai. Non te lo chiederà. Ma tu devi essere pronto. Ecco, ricordiamo il sacrificio di Isacco, no? Dio ha chiesto ad Abramo Isacco. Isacco è andato, ma poi gliel'ha lasciato. Allora, nel nostro cuore, se vogliamo entrare nel regno della divina volontà, non ci può essere tutto meno che questo. Questo è contrario all'umiltà e all'abbandono. Cioè, tu ti devi consegnare nelle mani di Dio. Ti preoccupa. Ci pensa Lui. Ci pensa Lui. Capite? Quindi questo stato di abbandono e al tempo stesso di riconoscersi sanamente, santamente, profondamente indegni. Cioè, vedete, quando Luisa diceva: oh, se sapessero quanto sono cattivo e se potessero vedere le grazie che il Signore mi sta facendo, e che nonostante questo sono sempre la stessa, mi avrebbero in orrore, vedete, dopo nota che quando viene Gesù alla comunione era tutto contento. Invece quando esagera, dopo... Quindi che
esagero un po', vedi, Signore, il tempo che ho perduto mentre potevo amarmi, oltre non sapevo dire altro che il male grave che avevo fatto, quindi qui sta andando un po' oltre. Vedremo nella prossima meditazione, al capitolo 10, come il Signore qui la riprende, per cui siamo andati un po' oltre. Cioè, a pensare in maniera eccessiva ai peccati della vita passata. Cioè, noi i peccati della vita passata, se ce li abbiamo, dobbiamo confessarli. Tutti e bene con una buona confessione generale. Può essere utile, a parere, previo consiglio con il direttore spirituale, qualche volta anche ripeterla la confessione generale. Non perché uno, cioè è qui che entra poi in causa il discernimento del padre spirituale, perché bisogna vedere perché uno ripete una cosa di questo genere. Quindi se lo fa perché sta in una disposizione simile a quella di Luisa, che sta sempre a pensare al malefatto con angoscia e non si deve ripetere. Se invece lo fa per umiltà o perché magari si è accorto anche nell'ultimo periodo della propria vita che ci sono altre cose, altri orizzonti, oppure perché crescendo nella conoscenza è capace di scandagliare meglio la propria anima e magari anche di rendersi conto di altre cose, quindi vivendo questo sacramento, certamente con umiltà, ma con l'umiltà che viene da Dio e che lascia sereni nel cuore. Perché l'umiltà ci lascia sereni nel cuore, perché ci colloca al nostro giusto posto nei confronti di Dio, che è nulla, d'accordo? E quando Dio vede che stiamo nel nostro nulla, ci guarda, scende, d'accordo? Cioè, se noi, humilis in latino significa steso per terra, se noi ci stendiamo per terra, Dio scende e si abbassa fino a noi. Se noi ci ergiamo, guardate la torre di Babele, d'accordo? Dio si ritrae, cioè noi saliamo verso di lui e lui si allontana, d'accordo? Se scendiamo in basso nel nostro nulla, lui scende e ci ricolma di beni, come canta la Divina Maria nel Magnificat. Allora, questa disposizione è fondamentalissima. Così come la profonda coscienza che qui Gesù trasmette, ecco, non faciloneria, quindi certamente non bisogna stare a piangersi addosso, perdonatemi il termine, sui peccati della vita passata, magari giudicandosi malamente, non sappiamo neanche quanto siamo responsabili di tante cose, quanto siamo stati influenzati da tanti fattori, solo Dio è il nostro giudice, noi non possiamo giudicarci, non dobbiamo giudicare il prossimo, non possiamo giudicare neanche noi stessi. Una cosa però dobbiamo saperla molto bene, che il peccato è brutto, mi fece capire quanto era brutto il peccato, l'affronto che quando noi commettiamo un peccato facciamo a Gesù Cristo, l'ingratitudine orrenda, l'impietà enorme e il danno immenso che ne viene all'anima. È evidente che un'anima che vive nella divina volontà, cioè nella divina volontà il peccato non esiste, ma non è che non esiste come nelle coscienze, perdonatemi, di tanti fedeli grossolani di oggi, no? Che entrano in confessione e dice: Padre, non faccio peccati. Dico: ma come non fai peccati? D'accordo? Cioè, non è che non esiste perché sono talmente cieco che non ne vedo neanche uno, d'accordo? Ma non esiste nel senso che la mia volontà ne ha tale orrore forgiato e formato in Gesù, tale orrore, che appena ne sente lontanamente la puzza, scappa, che sarebbe disposta a farsi fare a mille pezzi piuttosto che fare un solo peccato volontario. E quando capisce che una cosa, anche lieve, anche un'imperfezione, anche una cosa sconveniente, non piace a Gesù, comincia a fare il possibile per lavorarci e per togliersela, anche minima, perché vivere nella divina volontà comporta non soltanto il raggiungimento dello stato di perfezione, ma di una perfezione assoluta, capite? Cioè, assoluta. E Gesù, vedremo che a Luisa gliela piano piano insegnata e gliela chiesta. E la chiede certamente a tutti i candidati ad entrare in questo aureo regno. Però la pietra angolare
rubiamo un'espressione di Gesù nel Vangelo, dell'edificio di una santità fondata su grande perfezione, è l'umiltà, nel senso in cui oggi l'abbiamo meditata. Guai a chi è pieno di sé, a chi attribuisce a sé qualcosa, guai a chi non si riconosce indegno anche dell'aria che respira, e guai a chi non sente per le grazie ordinarie o straordinarie ricevute questo grande desiderio di corrispondere unitamente a un grandissimo orrore per il peccato. Se non si hanno queste disposizioni, non si fa nessun passo sostanziale verso il regno del Fiat Supremo. O Divina Maria, che hai cantato nel Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva. Tu che sei l'umile per eccellenza e per antonomasia, tu che eri senza peccato e che non è assolutamente attribuito minimamente a te stessa una cosa di questo genere, meri coscientissima di essere completamente immersa, subissata di grazie su grazie, a cui corrispondevi in maniera assolutamente perfetta, con infinita gratitudine, e arroventando sempre più il tuo cuore di un amore immenso, oserei dire senza voler essere offensivo, folle, totale, appassionato per il tuo Dio. E quanto più tu corrispondevi in questo modo, quanto più lui continuava a riempirti di grazie, di doni. E tutta la tua vita è stato un continuo annichilirti nel tuo nulla e salire con l'amore e con la gratitudine al tuo Dio. E ricevere, ricevere, ricevere e donare, e donare, donare. Questo era il segreto della santità immensa, strepitosa, che è il regno del divino volere. Una santità che non ci lascia inerti o inoperosi, ma al contrario, ecco, ci sprona a dare sempre il meglio di noi stessi, a dare a Dio tutto e a non rifiutargli nulla, ad offrirci totalmente come facesti tu, che tutta ti offristi a Lui, che fosti pronta al tuo fiat, contestualmente alla gioia che provasti, a spogliarti subito di Gesù, a rinunciare a Lui, ad offrirlo per noi, ad offrirti con Lui al più grande dolore che mai ci sarebbe stato sul pianeta Terra. Ecco. Tu sei la nostra maestra assoluta in tutto in questo regno. Con tutte queste cose sono tutte quante a disposizione di un'anima umile, completamente spersa e persa nella divina volontà come eri tu. Facci simili a te. Tienici la mano sulla testa e che mai il Signore possa sentire dalle nostre anime la puzza nauseabonda della superbia e che ci renda indegni giustamente delle sue grazie. Insegnaci l'umiltà, rivestici della tua umiltà, coprici con il manto benedetto della tua umiltà. Se ricordassimo sicuramente l'aneddoto di San Francesco di Frate Leone,
nonché l'immagine di Santa Teresina, no? Del giocattolo di Gesù o quella usata da Gesù in questa meditazione, del bambino in fasce che non si può muovere, ecco, per far capire profondamente e intendere correttamente, ecco, il senso e l'importanza dell'umiltà, ecco, sarebbe un ottimo modo per portarci in questo giorno i frutti di questa meditazione. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Rovesciati i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.